Adesso vi devo dare i dati del contagio oggi in Italia. Vi devo dire che su 60.000 tamponi i contagi sono 2.257, quindi sono scesi i contagi, ma sono scesi anche i tamponi. Certo è che l'attenzione del governo è altissima, cerchiamo di capire cosa ci potrebbe aspettare nelle prossime settimane. Forse mascherina obbligatoria su tutto il territorio nazionale con Donatella Cupertino. Guardate. Covid in Italia, volano i contagi. Secondo gli esperti, il numero dei nuovi positivi continuerà a salire nelle prossime settimane, visto che milioni di italiani sono ritornati alla vita normale con la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Le regole fondamentali non cambiano, ma il nuovo DPCM di ottobre, che il capo del governo firmerà entro mercoledì, conterrà una stretta perché l'impennata dei contagi ha fatto scattare l'allarme rosso. Come già accade in molte regioni, verrà imposto in tutta Italia l'obbligo delle mascherine anche all'aperto. Il divieto di assembramento rimane in vigore, così come la volontà di intensificare i controlli utilizzando la polizia locale e militari impegnati nell'operazione Strade Sicure. E infine, si valuta l'ipotesi di tornare allo schema in vigore fino a maggio scorso, che concedeva alle regioni solo il potere di emettere ordinanze più restrittive rispetto a quelle nazionali. Nuova stretta dunque per evitare che si torni in una situazione da lockdown totale. Allora, ci sono le parole del Presidente del Consiglio Conte, è un'anticipazione dell'intervista a Monica Maggioni che andrà in onda questa sera su Rai 1, ne parleremo dopo proprio con Monica. Allora, Conte dice: non vede all'orizzonte un nuovo lockdown, la scelta dell'esecutivo dopo la trattativa con le regioni, questo dice il Premier, è che non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali né di anticipare l'orario di chiusura introducendo un nuovo lockdown. Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta, il contagio continua, dice il Premier, siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo. Questo ha detto Conte. Intanto però, come sapete, in alcune regioni ci sono già restrizioni, prima tra tutte la Campania, lì andiamo in diretta con Elena Petracalvina che ci racconta appunto queste ore con i provvedimenti restrittivi messi in campo dal governatore De Luca. Sì, Alberto, buon pomeriggio, via del Duomo, siamo nel centro di Napoli, sono entrate in vigore le nuove indicazioni del governatore De Luca. La prima, obbligo di mascherina per tutti, e come puoi vedere in giro qui a Napoli sono tante le persone che passeggiano, camminano, ma abbastanza disciplinati, indossano tutti la mascherina. C'è anche il divieto di entrare nei locali dopo le 23, praticamente per bar, pasticcerie, ristoranti e tutte le attività di ristorazione dovranno chiudere alle 23 di sera per riaprire alle 6 del mattino. Quindi unica deroga nel weekend, quindi nel... una sorta di coprifuoco, eccoci, Alberto, possiamo dire, alle 23 si ferma praticamente tutto. Alle 23 si ferma, si abbassano le saracinesche, il motivo è quello di evitare assembramenti, movida notturna e evitare raggruppamenti di gente in giro per la strada. E queste sono indicazioni già in vigore qui in Campania, Campania che oggi Alberto si registra come prima regione per nuove positività, è la regione con i numeri più alti, 431, te li diamo in diretta, con 463 ricoverati e 43 persone in terapia intensiva su 4.867 tamponi. Qui c'è tanta attenzione da parte delle autorità sanitarie e l'attenzione soprattutto è quella di sensibilizzare, certo, le persone, perché i nostri comportamenti, la nostra disciplina è fondamentale per aiutare a limitare la circolazione del virus, che qui in Campania rimane la prima regione d'Italia. A te, Alberto. Grazie Ilenia. Questa è la situazione da noi in Campania, molto più grave la situazione in Francia, a Parigi, misure davvero restrittive. Alessandro Castieri, vengo da te perché addirittura bar chiusi e altre misure restrittive. Alessandro. Sì, perché Alberto, Parigi è stata dichiarata zona di massima allerta ieri e da domani partiranno queste misure restrittive che in qualche misura ricordano quelle che sono state varate a Marsiglia qualche giorno fa. Di fatto però qui da domani chiuderanno tutti i bar per due settimane per le stesse ragioni che sentivamo dalla Campania, cioè i bar danno luogo al momento della chiusura a assembramenti, a inizio di movide e quant'altro. Questo non se lo può concedere una città come Parigi, dove il numero dei contagiati è elevatissimo, dove i letti in rianimazione sono già occupati per il 36%, dove si stima che entro metà novembre potrebbero essere tutti saturi se non si riesce a frenare questo contagio. Il virus corre e quindi si cerca di mettere qualche argine a questa velocità.
si chiudono quindi i bar, non chiudono i ristoranti, ma dovranno osservare un protocollo ulteriormente restrittivo, massimo 6 persone per tavolata con distanziamento di almeno un metro da sedia a sedia, poi chiudono le palestre, chiudono le piscine, dimezzato il numero degli studenti dentro gli anfiteatri delle università. Impossibile avere manifestazioni all'aperto che non siano strettamente autorizzate e strettamente regolamentate. Questo per 2 settimane, ma la cosa più rilevante è che queste misure vengono a questo punto caldeggiate anche dalla sindaca di Parigi, da Hidalgo, la quale invece 2 settimane fa aveva solidarizzato con la sindaca di Marsiglia e con il presidente della regione Marsiglia, di 2 partiti diversi, orientamenti diversi, perché ha detto la Hidalgo. A questo punto la situazione sanitaria nella nostra città, grosso modo 12 milioni di abitanti, considerando i comuni all'intorno, è veramente grave. Quindi dobbiamo cercare di frenare la corsa di questo Covid. Grazie Alessandro, grazie. Vado di corsa a New York da Claudio Pagliara. Aggiornamenti sulle condizioni di Donald Trump che si è fatto vedere. Siamo a Washington, giustamente. Claudio, da te. Sì, Alberto, buongiorno. Vedete alle mie spalle l'ospedale dove il presidente è ricoverato ormai da 2 giorni e mezzo, fuori opposte tifoserie, fan e avversari. La campagna elettorale si sposta anche in questo momento davanti all'ospedale. Le condizioni del presidente Trump sono in miglioramento. Si sa che già oggi potrebbe essere dimesso, ma i medici sono proprio in questi minuti a consulto per una decisione finale. Si sa con certezza che il presidente vuole uscire. Del resto ieri, a sorpresa, dopo aver detto che di aver molto appreso in un videomessaggio da questa esperienza, è uscito a sorpresa in auto, ovviamente in SUV, mascherato, per salutare i propri fan. Questa sortita del presidente ha suscitato molte polemiche, perché in qualche modo ha posto in pericolo la vita di chi era nell'auto, anche se erano tutti ovviamente protetti, ma si sa che un paziente di Covid deve stare in quarantena isolato. Il presidente ha fatto ovviamente uno strappo a questa regola che adesso sta suscitando non poche polemiche. Alberto? Grazie Claudio, grazie. Ci aggiorniamo più avanti. Allora, per quanto riguarda noi questa situazione a Parigi, avete visto Washington con le condizioni di Trump. Vi devo dire che noi dobbiamo continuare a mantenere le distanze, usare i presidi, le mascherine. Vi invito davvero a scaricare l'app Immuni. Questo, come dice il ministro della Speranza, è l'invito per evitare un nuovo lockdown. E quindi scarichiamo questa app per la sicurezza nostra e degli altri. Pochi secondi.